social network, l'uso di internet, che non basta assolutamente, ma è fondamentale del modo per cui allora, mi ero preparato tutto un bel discorso. 20 minuti su Pisapia, voi che guardavate con occhio stupefatto, lui che mi picchiava e poi vi dicevo: in realtà Pisapia è il Monte Cucco, per esempio, già che siamo qua. Tante radici, un vitigno nobile, una storia, ma tante altre cose da fare, parte molto bene, ma si deve muovere. Pisapia, il signor Giuliano Pisapia, ha fatto il lavoro che bisogna fare per vendere del vino, cioè è andato lui nei quartieri a parlare nei supermercati, nelle fabbriche, nei caseggiati, così come un vino va presentato, va fatto assaggiare, va portato dagli agenti, dai rappresentanti, nelle enoteche, nei luoghi. Bisogna fare un lavoro duro, duro, duro. E però lui ha giocato tantissimo sui social network, senza tralasciare l'altro lavoro. E c'erano mille altri pensieri che avevo avuto su questo, ma per dire che da un lato si può giocare, ci si può divertire, socialista è semplicemente una crasi, crasi con la mia rimoscia viene fuori male, ma è social network, wine list, socialista, è breve. Twitter, per chi non lo usa, ha 140 battute, spazi compresi, tu puoi scrivere 140 robe. Allora, se tweet your wine selected list, ti sei già mangiato le cose che hai da scrivere, dovresti essere corto. L'alternativa, giocando con le parole, era pieve vecchia, lista nuova, pieve vecchia, ci giocavamo, però ti eri mangiato tutte le parole, socialista, suonava bene. E questa era la nascita del nome. Tornando alla promozione di un vino, parlando per esempio del Monte Cucco, io resto 30 secondi invece che 20 minuti mi prendo. Il Monte Cucco ha tutto per essere venduto molto bene, in pratica non viene venduto molto bene. Però Sangiovese è fantastico, è un vitigno che ha una storia, che è conosciuto, ma perché uno si deve comprare del Monte Cucco? Che pure ha dei caratteri positivi, di novità, di territorialità. Beh, se voglio del Sangiovese mi bevo del Chianti, tutto il mondo lo conosce, va bene, oppure se sono snob e danaroso, oppure ho delle altre esigenze, vado sulla costa e mi bevo delle cose che finiscono in aia. Se sono giovane dei centri sociali, parlando del sindaco, mi bevo un Morellino di Scarsano, che fa molto più così, è più noto, più vendibile. Se c'è scritto su una lista la gente lo ordina, se non lo sa conoscere Monte Cucco no. Però se tu fai un lavoro, lo fai bere, lo fai assaggiare, batti le enoteche, ne fai parlare e poi ci giochi su internet, costruisci una credibilità. Questo è sulla comunicazione, non c'entra niente con quello che mi avete chiesto di dire, per cui la smetterò. Lo stesso. Se dobbiamo parlare invece dei vini che abbiamo scelto, mi hanno detto: beh, ognuno sceglie un territorio che ama e che conosce, sceglie dei vini. E anche lì, secondo me, bisogna andare a tre dimensioni, non più a due dimensioni, perché questo mondo è un mondo complesso. Allora, i territori sono dei territori geografici. E io ho detto: ma chi se ne frega? I territori sono tante cose, sono anche territori dell'anima. Un territorio importante per chi ama il vino davvero è il Pinot Nero. Il Pinot Nero, o meglio, il Pinot Noir è una mitologia del vino. Tanta gente, se appena si approccia al vino, sa che il Pinot Noir è importante. Magari non l'ha mai bevuto perché ha paura. Pensa alla Francia, alla Borgogna, questo è troppo, non oso, non conosco, non lo compro. Però Pinot Noir è anche altra roba. Pinot Noir può essere un vino elegante, io ho detto: beh, io gioco sul Pinot Noir, voglio che la gente si avvicini al Pinot Noir, lo conosca, e voglio giocare su dei Pinot Noir diversi. Qualcheduno degli amici colleghi che hanno partecipato a questo gioco serio, come lo chiamo io, ne abbiamo parlato, mi ha telefonato, mi ha detto: ma che vini si possono usare, cos'è un territorio? Ho detto: ognuno faccia quel diavolo che vuole. Io scelgo un vino che amo molto e scelgo tre vini che sono 100% questo vitigno, che è meraviglioso secondo me, che si esprime quasi sempre molto bene. Gli puoi solo fare del male al Pinot Nero, perché lui di suo nasce proprio bene, lui di suo fa delle cose elegantissime e bellissime. Lo puoi sempre rovinare come qualunque vino. Con lui puoi fare di peggio perché è troppo bello in partenza. Allora ho scelto tre territori italiani che producono dei Pinot Neri non banali, non già conosciuti e interessanti. Ho scelto, per scelta,
tre produttori molto piccoli, delle nicchie, dei produttori che hanno pochissimi ettari di azienda agricola e che sul Pino Nero investono un pezzo di loro anima, per cui un produttore a 7000 metri meno di un ettaro, un produttore a un ettaro, un produttore a un ettaro e mezzo. I vini che sono stati proposti nascono da queste cose, eppure è la meraviglia del vino questo. Pochissime migliaia di bottiglie prodotte, somma di questi tre vini, rappresentano in realtà un vino, questo è uno dei tre, quello che ha vinto, poi che ha controllato dei conflitti di interessi, sono molto contento che abbia vinto perché ci sono le mie mani qua dentro e mi ha fatto piacere. E secondo me fa parte del discorso della scoperta, perché è nata Socialist, perché la carta dei vini della locanda dei Glicine può essere una partenza, può essere un pensiero che qualcuno potrà copiare, perché fa scoprire, consente alle persone che sfoglieranno quella carta dei vini di non bere i soliti vini, di non bere le etichette banali, costringe le persone a non scegliere perché conoscono le etichette e sono sicuri di non far brutta figura, ma perché trovano dei vini che dicono diamine, chissà com'è questa roba, non l'ho mai trovata, la troverò adesso. Ed è la risposta che ho dato a uno dei super critici. Lì, come diceva Marco prima, abbiamo avuto, e io sono felicissimo di questo, le polemiche fanno un sacco di page views e fanno parlare, gente che diceva ma che vergogna, ma non c'è l'Alto Adige, e non c'è il Blauburgunder, e poi come puoi mettere la Toscana per il Pino Nero, schifo e vergogna. E io ho detto, beh, un altro ha scritto, come faccio a votare dei vini che conosco, che non conosco? Io ho dato questa risposta, ho detto, uno, non votarli. Chi te, chi sono assolutamente democratici, il nome è democratico, chi se ne frega, non votare, hai ragione. Se non lo conosci non lo voti, se vuoi esprimere un voto informato. Oppure fai il consumatore, vota il vino che ti piacerebbe trovare in una carta dei vini perché sei curioso, perché hai voglia di berlo. Questa per esempio è una risposta. Tant'è la scelta è stata questa, un vitigno che la gente vorrebbe assaggiare ma non osa assaggiare, il Pino Nero, tre vinificazioni, secondo me eccezionali tutte e tre, io spero che poi Locanda dei Glicine le prenderà tutte e tre, le abbia tutte e tre, ma mica perché bisogna venderne tanto, ma perché secondo me una carta dei vini seria, per esempio, deve avere come la pagina degli champagne la pagina del Pino Nero, fuori dalle altre cose, perché è un vitigno che amo. E il gioco ha funzionato, il gioco, come tu dicevi, ha girato bene, ha funzionato, i voti sono stati fatti, c'è stato un piccolo dibattito, i commenti sui blog e alla fin fine c'è una carta dei vini che banale non è, e questo chapeau a chi ha deciso di farlo e speriamo che continui bene.